Riparte il circolo dei visionari, il format della Camera di Commercio Chieti Pescara in collaborazione con la propria agenzia di sviluppo, un format che ci accompagna fino a visionari al Festival dell'Innovazione in programma al Porto Turistico Marina di Pescara dal 20 al 22 novembre prossimo. Visioni, visionari e scintille che hanno acceso i d'impresa vincenti. Sentiamo la storia di oggi con le domande di Luca Pagliari. Cody è una visione, è nata dall'idea di portare innovazione tecnologica e digitale a servizio dell'arte. È la nostra competenza, siamo un team di appassionati di software, di appassionati di informatica e di robotica e abbiamo pensato di portare tutta questa competenza nel mondo dell'arte per portare vantaggi, per condividere l'arte, per preservarla. Perché con la digitalizzazione, soprattutto con quella in gigapixel, è possibile condividere e vedere le opere d'arte in un modo totalmente nuovo, dare vita ad ogni piccolo dettaglio e soprattutto con la digitalizzazione condividerlo con tutte quelle persone che non hanno accesso ai beni culturali per motivi economici, per motivi di salute, per motivi di distanza. <sussurra> La Codier Station, l'abbiamo chiamata così, è un connubio di automazione, robotica e software. È in grado di individuare l'opera, di digitalizzarla in tanti piccoli frame che uniti insieme permettono di avere un'opera in alta definizione, ingrandibile fino al punto di notare il più piccolo dettaglio, il più piccolo particolare, la più piccola anche crepa e quindi individuare anche se quest'opera ha necessità di un restauro, una manutenzione o semplicemente un dettaglio degno di attenzione da parte di un appassionato. O di una persona competente in materia. Questi particolari sono così degni di nota da permettere la certificazione della stessa. Eh, il fatto di poter controllare anche l'opera a distanza di tempo ne permette assolutamente l'autenticazione, non solo nel particolare della firma, ma nel particolare. Di, di qualsiasi punto del, del quadro. Detto questo, mh, la particolarità non sta solo nella certificazione, ma anche nel confronto e anche nel sapere che qualsiasi cosa succederà all'opera fisica, noi avremo sempre un'opera digitale in alta definizione e in copia unica criptata che può eh, permetterci di godere. Quest'opera anche in futuro, anche per i posteri. Esistono già mostre virtuali, mostre digitali, eh, si parla tantissimo di arte digitale, questa è una cosa diversa. Noi andiamo a digitalizzare opere già esistenti, opere fisiche e gli diamo una nuova vita. Quindi fondamentalmente è possibile creare musei digitali ed è possibile anche trasportare le opere oltreoceano o in paesi lontani ed effettuare le mostre tramite una copia digitale. È un'opera derivata, forse questo è il termine più corretto, perché l'opera originale sarà sempre unica, quella creata dall'artista. Questa è una derivata digitale con una sua gestione. Con dei suoi vantaggi, con una sua possibilità di essere condivisa in maniera molto semplice, grazie ovviamente a, a internet, al web, che è un mezzo potentissimo e che può creare un coinvolgimento nuovo. Per le nuove generazioni. La Codier Station, che è un sistema molto flessibile, molto tecnologico e anche a supporto dei restauratori, è stata integrata con illuminatori particolari, lenti telecentriche, camere ad altissima risoluzione che permettono di analizzare l'opera. Uh, anche uh, con la luce di Wood, anche con le varie luci infrarossi, con le varie oscillazioni nanometriche e questo uh, fa sì che non solo permette di essere di supporto, fa sì anche che è possibile memorizzare dei punti degni di nota e ricontrollarli nella stessa identica posizione a distanza di mesi, anni per vedere se ci sono ulteriori deterioramenti. È un sistema pensato user-friendly, è stata creata un'interfaccia software molto molto semplice da usare perché oggi siamo abituati con gli iPhone ad avere con gli smartphone ad avere delle modalità molto semplici di uso e anche questa è stata pensata così questo sistema, un software semplice, un'interfaccia semplice, un cobot utilizzabile attraverso l'utilizzo di un semplice joystick, quindi senza alcun bisogno di competenze di informatica né di robotica. Democratizziamo l'arte vuol dire mh, condividiamola quindi fondamentalmente gli obiettivi sono sempre gli stessi, valorizzare il patrimonio culturale, renderlo accessibile a tutti, ma con lo scopo di promuovere la cultura e lo sviluppo sociale e ambientale. Con la digitalizzazione si hanno tantissimi vantaggi, si può evitare lo spostamento delle opere, si può evitare di mettere l'opera a rischio e la si può tutelare e conservare. Per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi invito a seguirci su tutti i nostri canali social sul sito chpe.com.it. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi.